Mamma mia, ragazzi, buon sabato a tutti, che ore sono? Le 7:20 più o meno. Cioè, le 7:20 va il microfono, sì, funziona tutto. Tengo la voce un po' bassa, anche se qualche picco. Cioè, dipende se mi guardate dalla stanza da letto. Pensate che figata, guardare un video di skincare dalla stanza da letto, dal letto addirittura. Beh, accendi YouTube, ti guardi il tuo video e poi dici: vabbè, dai, mi alzo, mi faccio questa skin care. Non è male come idea, no? Io invece sono in piedi da un po'. Però mi sono rilassato. Ho già fatto un paio di lavori, perché comunque io mi alzo presto. Faccio sempre qualcosa prima di fare colazione, mai subito colazione. Prima lavoro un pochettino, magari qualcosa che ho lasciato in sospeso la sera prima, che non ce la facevo più. E poi faccio colazione. Quindi stamattina alle circa 6:30 ero già davanti al PC. Però basta, adesso mi faccio la skin care. Allora, inumidisco un attimo il viso prima di bagnarlo. Questo perché l'acqua poi con il risciacquo tende a entrare meglio nei pori. È una preparazione della pelle. Allora, vado con il risciacquo con acqua tiepido calda. Direi fondamentale per un vero e proprio risveglio. Pure i capelli sono svegli. Allora, l'immancabile detergente viso. Fammi lavare un po' il beccuccio. Oramai è immancabile il detergente. Questi sono tutti i passaggi che vediamo insieme tutti i sabati. Inutile dire che questi sono utili suggerimenti per la pulizia della pelle, poi chiaramente le abitudini di ognuno sono diverse, no? Purché non utilizziate il sapone, ragazzi. E soprattutto no al detersivo per piatti. Ecco qua. Io durante la settimana, a parte che faccio un'altra skin care durante la settimana, ne faccio due, quindi una al sabato con voi, l'altra mediamente intorno al mercoledì, giovedì, faccio un'altra skin care. Però normalmente sotto la doccia, per il viso, utilizzo un detergente a base di olio di oliva, che non è un sapone. Quindi non ha quell'azione troppo, cioè non ha un'azione aggressiva, invece va ad idratare. Mi risciacquo il viso. Ecco qua. Così il viso risulta pulito. Lo lascio sempre inumidire un po', cioè umido lo lascio perché così si idrata, fa da conduttore. Una base idratante che vado a stendere subito. Questa è L'Oreal Hydra Fresh,
si può mettere a tutto viso, non è necessario mettere per forza una crema contorno occhi o lifting. Questa è a tutto viso. Naso, fronte, il collo, adesso la tuta non posso, però di solito va trattato anche il collo. Si fa sempre un po' di drenaggio nella zona oculare. Tel chi. Ok. Fatto. La pellaccia del di Lernia, oh. Vai, così l'idra fresh, me la sono messa. Adesso, per una maggiore idratazione, cioè più che maggiore idratazione, vitamina C spray, siero, così da andare in sinergia con la crema. Qui vado a picchiettare. Questo è un intervento che fa molto bene alla pelle, per la ricostruzione delle cellule, formazione di collagene in sospensione, ma anche in profondità, perché comunque la pelle poi assorbe. Vedete che ha proprio una luce diversa il viso. Appena appoggiate questi prodotti su, si vede che la pelle li assorbe immediatamente perché ne ha bisogno. È come quando voi avete fame e vi pappate il piatto di spaghetti al pomodoro. Tanta roba lo spaghetto al pomodoro. Nella sua semplicità, molto difficili da fare. È un po' come la skincare, no? Però basta prenderci l'abitudine. Ok. Fatto questo trattamento, non ci resta che attendere qualche minuto. Questo per dare la possibilità alla pelle di assorbire tutti i nutrienti. Però vedete che già, comunque, a parte la luminosità del viso, vedete che già sta assorbendo tutto. Quindi vuol dire che la pelle ha bisogno di questi trattamenti. Intanto vado a lavarmi gli occhiali. Pensate quanti anni abbiamo lasciato la pelle a se stessa senza un trattamento. E uno dice, infatti sono vissuto lo stesso. E però vedete quante rughe, quanti avvallamenti, quante croste si sono formate, no? Sul viso. Se non abbiamo fatto nulla per 30 anni, per chi ha 50 anni, la pelle si rinnova tranquillamente fino a tarda età, però tende a rallentare, non è che è sempre così. Per cui passati 25 anni, da chi ne ha 50-55, capite che la pelle è rimasta da sola, senza trattamenti per troppo tempo. E allora è giusto prendersi cura, no? Della propria pelle. Adesso ce li abbiamo i prodotti, ragazzi. Non è che mancano.
Una volta ce li avevano solo i ricchi, adesso sono alla portata di tutti, anche se costano. Bah, non è detto che costino tanto, si può spendere anche poco. Io non prendo dei prodotti, cioè non sono quello che dice prendete la crema da 150 euro. Sì, ce ne ho un paio da 150 euro, quello sì. Ho una Shiseido e una Estée Lauder, però non... No, ne faccio una malattia su di queste creme. L'ho già visto anche con la rasatura che non serve spendere chissà quanto, ma occorre, il segreto sta tutto nella mano, nell'allenamento della mano, allora sì, si hanno degli ottimi risultati, sennò tutti i barbieri avrebbero rasoi da 3.000 euro. Per così dire, se fosse così importante il rasoio. Invece loro lavorano tranquillamente col Magic da 5 euro. E in sospensione, le robe costose servono solo per fare soldi, per vendere, ragazzi. A livello professionale le cose non costano tanto. Costano di più le cose per consumer, gli oggetti, gli attrezzi, perché devono vendere, quindi non servono tutte queste creme costosissime, così come i profumi, così come le creme da barba, così come i rasoi, eccetera eccetera, e basta. Adesso lascio in sospensione questa acqua termale e facciamo una rapida carrellata, intanto che si asciugano tutti i prodotti, vengono assorbiti dalla pelle, rapida carrellata di tutto quello che abbiamo utilizzato. Allora, fondamentale è spazzare via dal viso ciò che proviene dalla notte, quindi detergente viso non detersivo per i piatti e spugnetta, non troppo abrasiva, spugnetta normale, semplicissima spugnetta. Dopodiché ho steso un velo di crema idratante, in questo caso una L'Oreal Hydra Fresh. Non è una crema complessa, una crema normalissima che ha un'azione di idratazione profonda su una pelle leggermente bagnata dopo il risciacquo, quindi idratazione. Successivamente sono intervenuto con un siero alla vitamina C a lento rilascio, così da che tu per tutto il giorno sia presente questa vitamina C, anche se comunque chiaramente dopo qualche ora si affievolisce il principio attivo. E in ultimo, in sospensione, i sali minerali contenuti nella acqua termale, che vanno comunque a depositarsi sulla pelle, e la pelle a mano che ha bisogno di questi sali minerali in sospensione se li va a prendere. Fatto questo, io mi sono lavato gli occhiali. Se volete procedere anche voi a fare questa skin care, divertitevi anche facendo le skin care, guardate il vostro viso trasformarsi di settimana in settimana, e vedrete che sicuramente qualcuno se ne accorgerà, ma vi accorgete anche voi. Vedete che si vedono, sono più marcati gli affossamenti, perché si sta lavorando la vitamina C e quindi dà questa effusione, e si vedono i particolari più evidenti. Dopo, una volta finita l'azione, durante il giorno il viso apparirà sempre più naturale, più sobrio, non alterato dai principi attivi dopo l'assorbimento. Ragazzi, io vi mando un abbraccio, vi auguro buon sabato, ritorno a fare qualche lavoro, noi ci vediamo domani per la sessione di confinatura. Un abbraccio a tutti, grazie per la compagnia e buona skincare a tutti.